Sono qui oggi alla Casa del Cinema per la 7ª edizione del Festival Internazionale Film Corto e ho di fronte a me il professor Fabio Verna, che oltre ad essere economista si interessa anche di cinema. Professore, qual è il suo ruolo in questo contesto? Prima di tutto sono un cinefilo. Sono in questo caso facente parte della giuria di qualità, vi è una giuria tecnica per valutare le opere, sono opere molto interessanti, sono opere di attori esordienti, di attrici, di sceneggiatori, di registi alle loro prime esperienze, però dall'altra parte vi sono anche personaggi dello spettacolo affermato che hanno dato il loro contributo importante per questa manifestazione. Tulipani di seta nera, perché questo titolo? Perché il tulipano è un fiore normalmente chiaro, il tulipano nero è un fiore che si nota in mezzo al mare di tulipani colorati ed è simbolo della diversità. Questo festival spesso è stato destinato alle diversità culturali, sociali, all'handicap ed è molto importante valorizzare anche questi aspetti che la natura umana spesso tralascia. Quindi ha un fine sociale. Ha sicuramente un fine sociale, ma vorrei dire di più. Oltre ad avere un fine sociale, dà la possibilità ad attori, attrici, sceneggiatori, registi emergenti di venire fuori con un loro prodotto completo, perché i film, pur essendo corti, hanno una storia, sono tutti molto toccanti. Io ho avuto grosse difficoltà a esprimere il mio voto, perché veramente su taluni pezzi mi sono trovato in imbarazzo per dire voterò questo, voterò quello, sicuramente non ve lo posso dire, certo, che ancora certo. La premiazione non si è potuta conclamare. Ma quando ci sarà questa premiazione? È divisa in due parti, una questa sera qui alla Casa del Cinema di Roma, la seconda un galà di grande rilevanza, di grande spettacolo al Teatro Olimpico di Roma con un concerto, banda, grosse personalità dello spettacolo e grande risalto della stampa. Allora, a presto. Assolutamente sì, dottoressa. Buon lavoro e grazie di essere qui con noi.